2223 anni e la battaglia però continua. Sicuramente anche su altri fronti, direi quelli culturali e delle attività collegate al turismo sostenibile. Non a caso abbiamo ricevuto in dono dalla circoscrizione Santa Maria tanti libri usati, il che significa che sono libri che sono stati amati e noi li offriremo ancora in lettura. E vorrei approfittare anche però per parlare di altri temi. Il ricordo di una battaglia fa subito ricordare i morti, però qui a poca distanza scorre la Salinelli. Purtroppo ci sono incidenti che riguardano, ed è una notizia di cui vi siete occupati anche voi benissimo, di quelle svele due settimane fa, e ha perso la vita un giovanissimo canosino. Provincia di Bari, vogliamo renderla più sicura questa strada? Oppure ricorderemo fra qualche anno anche questi altri morti giovani sulla strada delle vacanze? Far vivere questo luogo significa anche popolarlo, di giovani, di adulti, di ragazzini. Comunque non sono tanti. Che cosa manca a questa catena? Quale anello manca? Sicuramente l'offerta di un turismo che non sia, come si dice oggi, mordi e fuggi. Sicuramente ci vorrebbe un insediamento che offra accoglienza turistica, ma poco a poco ci stiamo arrivando, perché la speranza, come si dice, è l'ultima a venire meno. Qui alle mie spalle c'è la Boccuta, dove c'è il santuario di San Ruggero, dove periodicamente gli scout che sono venuti anche qui si danno convegno. Pochi giorni fa hanno ricordato il 100° della loro fondazione. Sono giovani e sono qualificati per la protezione dell'ambiente e perché siano da incentivo ad altri. Per il turista, diciamo, che appartiene alla sesta provincia, ci vorrebbe però effettivamente un'accoglienza di tipo stabile, e qui cominciamo a difettare, anche se nell'ambito di Puglia Imperiale ci stiamo facendo tutti quanti dei ragionamenti condivisibili intorno al tavolo. Ruggero Marzocca, presidente della circoscrizione di Santa Maria, che si è fatta promotrice di questa iniziativa di raccolta di libri, una iniziativa che continuerà. Allora, la raccolta dei libri per quest'anno è terminata ed è andata al di là di ogni rosea aspettativa, infatti sono stati raccolti ben 1500 volumi, di cui parte di questi volumi oggi verranno consegnati ufficialmente al Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia, che verranno destinati qui presso il Centro Benessere Culturale Don Luigi Filiannino. Ritengo che la raccolta sia una delle prime iniziative che la nostra circoscrizione sta promuovendo, così come tante altre sono in cantiere. Per esempio? Allora, innanzitutto penso che molto probabilmente per settembre nel nostro quartiere verrà realizzata una sorta di mercatino delle pulci, dove tramite un'associazione che ci ha presentato un progetto nel quale stiamo adesso lavorando con l'associazione per dove ubicare questa mostra. Allora, il 2 agosto a Canne della Battaglia è un po' come se fosse Capodanno, perché ogni 2 agosto comincia un ciclo nuovo che riguarda la storia di questo grande sito archeologico, che riguarda le attività dell'agricoltura, che riguarda tutte le attività di cui si fa un bilancio. Lo spirito col quale si viene a Canne, per noi per le Canne e prossimamente per gli abitanti della sesta provincia, è uno spirito fra la memoria di questo grande fatto, che è un fatto brutto, 80.000 morti non sono certamente pochi, che però ci permette di assaporare quali sono le radici della nostra civiltà. Ah, ho dimenticato di dire che sono qui seduti Michele Cavaliere, in rappresentanza della Federazione Provinciale di Cultura. Io faccio un pochino Maurizio Costanzo, come nel mio costume, quindi questo è un salotto così. Poi l'amico Ruggero Marzocca, presidente della circoscrizione di Santa Maria, è l'amico di questa data dell'ABSER che rappresenta i volontari, perché sono qui lo dirò. Quindi è questo lo spirito, venire a Canne significa impegnarsi per godere della natura, soprattutto in un momento particolare dell'anno in cui d'estate si fa la ricerca del refrigerio. Quindi a Canne noi parlettani e abitanti della stessa provincia troviamo refrigerio per il corpo e per lo spirito. Certo, non è bello abbinare la ricerca del piacere o del divertimento in una data memorabile per la grande storia, in cui si riguarda ultimamente anche Repubblica sta facendo un bel ripasso generale di una battaglia sanguinosissima in cui perirono 80.000 persone o 80.000 soldati, però è un momento che arriva. Quindi in questo capodanno noi ricordiamo, da questo sfondo di scenario brutto, le cose belle che ci piacciono tanto.
Allora, io ho pensato, in qualità di presidente del nostro comitato italiano per Cane della Battaglia, che sarebbe stato bello ricordare innanzitutto quello che è successo. E ora lo diremo meglio alla presidente del sì. E quindi di passare ad un gesto, diciamo così, che è puramente onorifico, ma che significa sostanzialmente dire grazie a tutti coloro i quali hanno condiviso questa bella iniziativa, una delle tante, perché quando sento fischiare il treno che si fermerà qui, penso sempre a quella bellissima domenica. Allora, non potete tagliare qui. Allora, io innanzitutto vorrei ringraziare, ora che arriva il treno, la Federazione Provinciale Coltivatori di Verde, nella persona del grande amico Michele Cavazzini. Un grande applauso per Michele. Al quale, da buon barletano, non è sfuggita una rarissima occasione di mettersi a disposizione per questa iniziativa. La Coltivatori Diretti è un'organizzazione, come spiegherà lei, che si occupa di agricoltura.